Salve a tutti ragazzi, io sono sempre Eren Blaze e ben ritrovati a The Walking Dead, no, in The Walking Dead, no, su The Walking Fra, bentornati e basta. Ok, allora, la missione di oggi, cioè di oggi, la missione che dobbiamo fare, che cosa c'è qua da questa manina morta, cosa devo fare? Ho preso una barrettina al cioccolato, tipo? Credo di sì. Quindi mi stai dicendo che c'è del cibo da prendere in giro? Sì, barretta energetica. Ok, vabbè, la missione non è prendere le barrette energetiche, ma sarebbe di andare appunto nell'ufficio che è qua e prendere le barrette energetiche. No, scherzo, andare verso la farmacia, quindi per trovare le medicine per questo vecchio stronzo che spero che crepi lo stesso. Non dobbiamo lasciare che possa cadere. Non ho fatto in tempo a leggere. Vabbè, me lo rileggerò nel video. Qua cosa abbiamo? Esamina le cartoline. E beh, in effetti è un po' difficile. Esamina le fotografie. Ok. Ok. Fra l'altro Clementine deve ancora andare al cesso, quindi andiamo benissimo, sarà questo il nostro scopo principale. Cosa stai combinando qui? Una radio. Beh, diamoci un'occhiata. Power, volume, vabbè, volume. Gira la radio. Vediamo qua. Non ha le batterie. Perfetto. Sì, certo, lo sapevi, sei una babbia di merda. Sì, sì, ringraziami dopo, non farmi perdere tempo, su. Allora, barretta energetica, no, non è una batteria. Quindi dobbiamo prendere le batterie per, come si chiama? Carly. Carly, vabbè, che nome è? È tipo Carlo, non si sa. Esamina il bancomat. Ok, batterie, io non ne sto vedendo, magari le trovo in ufficio, non lo so, magari potrei chiedere a uno di loro, ma penso che non c'entra niente. Le fotografie, i ritagli del giornale non ci interessano, la batteria, eccone qua una. Ok, quindi cartoline, fotografie, ci siamo già passati di qua. Da questa parte, come si fa ad andare di qui? Allora, andiamo da Clementine, gli diamo una barrettina, dai, povero. Non è ancora andato in bagno. Bene, mi sono preso cura di lei. Prendi la batteria. Oh, qua per terra ce n'era un'altra. Perfetto, perfetto. Allora andiamo a metterla nella radio. Con calma, con calma. Mamma mia quanto è lento a camminare. Grandioso, grazie. E qui c'è l'altra. Ma dargliele tutte e due insieme, no. Dai, falla funzionare. Ancora, un'altra occhiata dobbiamo dargli. Allora, dietro le ha messe le batterie, che prima non sapeva neanche che non c'erano. Le batterie erano al contrario. Che okay, questa qui è proprio una donna geniale, insomma. Allora, gira la radio, power. Perfetto, funziona. Che dice? Vabbè, classica trasmissione di emergenza. Quindi restate in casa, così la stazione funziona. Ora dobbiamo andare fuori onda. Sì, vabbè, insomma, non dice un cazzo di interessante, Dio vi benedica. Dio benedica gli Stati Uniti d'America, classici patriottici. Cioè, frasi patriottiche. Ok, andiamo nell'ufficio.
Qui persone vive. Certo, ci credo tantissimo. Ci saranno dentro 50 zombie mangiauomini, sicuramente. Ecco, già che c'è sangue, andiamo malissimo. Che hai visto? Facci vedere, dai. Non riesco a pensarci. Direi che c'è gente che si è tipo rinchiusa qua per cercare di sopravvivere. Qua c'è una foto. Ma è lui, è lui! Ah, ecco perché diceva tutte quelle cose strane. Eh sì, si è anche strappato via. Ecco, Find anything? questo compare dal nulla. Solo una foto, dai, diciamo così. I know who you Praticamente, are. so chi You're Lee sei. Everett. You're a professor at Athens who killed a Oddio. state senator who was sleeping with your wife. Ecco This is cosa ha your fatto, own minchia, ha story. fatto bene Folks allora around town ucciderlo. know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Questa è Atlanta. una I giornalista. paid attention to that trial. Maybe you're a Ce murderer, l'ha la but I don't faccia da really care. giornalista. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? Ecco, le prime domande scomode. No. No, I've been sticking to first names for a reason. Bella risposta, dai. You seem like an okay Sembra un guy, ragazzo a and the posto, last thing we l'ultima need cosa is di cui abbiamo drama out there. bisogno là You've fuori got this sono little girl to problemi. take care of, and look, don't make me wrong on Certo this. che hai detto che sono un assassino Well davanti alla planned. bambina. Good. Because if this lasts longer than a few days, and Proprio you're a detriment to una the group, cogliona sei. then we'd have a problem. I'll just keep it to myself. Grazie, dai, Thanks. fidiamoci. Don't worry about it. Ma sì, dai, facciamocela amica che ci ha già aiutato. Ok, allora, quindi questa era tipo, cioè era il negozio dei suoi genitori, suppongo. Cioè, suppongo, è così sicuramente. Spostiamo pallet, vediamo cosa c'è dietro. Una scopa. Va bene. Va bene, va bene. E che ci vuoi fare questa What's scopa? that? Cos'è This is quello? my dad's cane. È un He used to bastone, non è come una here on scopa. it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he Vabbè, un knew po' how to di pick up background criminals sulla sua like famiglia. you have. My dad gave it to me. See, dad's just smart like that. Il cappello di Ash Ketchum l'ha dato suo papà, quindi probabilmente lei è la figlia di Ash Ketchum. Ecco perché. Ecco perché. Allora, scrivania, cosa Better get vediamo this over, qua sopra? huh? Can I help? Sto perdendo tempo, direi. Sure. Mi dai una Here we mano? go. Ok, Watch your perfetto. fingers in the drawers. Sono successe cose un po' spaventose, eh? Come How stai? are you doing? Chiediamogli questo. Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Ok, here Così we go. positivissimo. Ce l'avete Do you have fatta? kids? Hai dei No. bambini? No. You don't have a family? Non parliamone adesso. Spostiamo semplicemente questa cosa. Dai, fai Where's qualche that coming sport, from? cosa vuol Do dire? you play sport? Vediamo cosa I play risponde. soccer, but I don't really like it. Vabbè, ci ha I'm not risposto, ok. crazy about it Abbiamo either. evaso il All right, I'm discorso sorry. scomodo, diciamo così. Ce l'abbiamo fatta, no? Mi sono Why don't you stufato le want to talk about your balle. family? Do they like hate you? Per caso loro ti odiano? Spero di no, è complicato, non li biasimerei perché sono morti, rispondiamo Because così. they're È dead. la verità. È la Oh, fottutissima I'm verità. sorry. You didn't know. I'm just Non lo sorry for being sapevi, per mean. cui ti dovevi fare i cazzi tuoi. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Dai, su, smettetela di parlare, ostrica.
Non sono cattivo, dai. Diciamo così. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Bene, ce la facciamo a spostare sta scrivania entro la sesta puntata? Si è ferita il dito, perfetto. Tanto dobbiamo andare in farmacia, su. Ti troverò dei cerotti. E vabbè, non ci andiamo più in farmacia. Troviamo gli sti cazzo di cerotti. Cos'è? TV? Non credo che siano lì, però serviamo sta TV. Il telecomando. Ok. Kit era pronto soccorso, direi che saranno qui. Torniamo a cerottare Clementine. Let's have a look at that finger. Che occhiata devi dargli, sanguina. Mettici sto cerotto. Ho dovuto tagliare perché non finiva più. Non ci sono le chiavi. No. Non ci sono le chiavi, oddio. Non usciamo più da qua. Il telecomando. Perché ha preso il telecomando? Andiamo a vedere la TV. Ci sarà un motivo, no? No, non c'è nessun motivo. Che palle. Materasso, direi che non c'è niente. Ci chiama Glenn così all'improvviso. È bloccato. Bella, così dobbiamo anche andarlo a recuperare. Perfetto. Tutto ciò mentre non trovo assolutamente la chiave per la porta. Ok, perfetto. Il walkie-talkie ce lo teniamo noi. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's okay, what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Quindi dobbiamo andare al motor inn, che non è un motorino, ma è motor staccato inn, per cercare... Vediamo se c'è la chiave qua. No, cioè la accusiamo un po'. Per non cercare, per salvare Glenn. Allora, qua, diamogli una barrettina anche lei, va. L'ho già data la signorina, su. Tutti a farsi i cazzi degli altri. Mamma mia. Dai, allora. Doug, cosa devo fare? Devo uscire? Come si esce? Parla a Doug. Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Sure. Diamo un'occhiata in giro, va. Cool, and we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary... Magari c'è qualcosa di utile fuori. Magari la chiave di sta cazzo di farmacia. Ok, bisogna fare piano, che ci sono 3000 zombie in giro. Mamma mia, situazione disperata. Qua si mangiano tra di loro, vabbè. Lo hanno mangiato. Tutto quello che interessa loro. Vabbè, è chiaro che ti divorano zombie. Che cazzo di discorsi fate? Pronto ad uscire. Cos'è, un appuntamento? Vai, usciamo. Ah, dovevo solo parlare con lei per uscire. Ma dai! Sono stato lì mezz'ora a pensarci. Dovevo solamente... E sono già fuori, chissà dove. Vabbè. Cazzo, stai giù. Non ci ha visto assolutamente, che strano. Vabbè, dobbiamo recuperare Glenn.
Quindi questo sarà sicuramente il Motorin. Sì, ecco, Mo c'è scritto. Eccolo lì. È sicuramente lì dentro. Bella, eccolo. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. C'è un sopravvissuto. No, we gotta go, now! Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Ok, ragazzi. C'è quindi una tizia intrappolata in questa porta. E... tantissimi zombie in giro. Dobbiamo cercare di salvarla. E come si fa qua? Ok, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. Che bel piano di merda. Puoi uccidere tutti gli zombie. E appunto il rumore non si può fare. Troviamo tipo una spranga qualcosa. Che devo fare? Oddio, c'era una cosa là? Fa vedere. Possiamo nasconderci dietro il camper. Prendi cuscino. Facciamoci una dormita, va. Che battutone. Non ho capito. Proviamo così. Ce n'è uno proprio là che cerca di entrare in una stanza. Io direi di andare dietro al camper. Quindi fare tipo così. Vai, corriamo. Ok, ha funzionato. Parla Glenn, direi di lasciar perdere. Qua dietro ci sono due zombie. Prendiamo la cuscinata e vediamo se si può. Direi di no. Allora. Torniamo là a sto punto perché non si è potuto fare niente. E proviamo ad andare da questa parte. Vediamo nel finestrino. Che cosa può essere utile? Boh. C'è un cacciavite. What are you gonna do with that? Cazzo. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise and none with pillows. Vuoi scassinare un'auto con un cuscino? Mi sa che dobbiamo fare una scelta qua, cioè se spacco il vetro mi sentiranno tutti gli zombie. Se no che alternative ho? Proviamo a vedere. No, allora qua, tornato lì un'altra volta. Vai di qua. Get out your gun. Abbassa la tua pistola. Just follow my lead. Stay right behind me. Lo soffoca. Figata, il silenziatore. Non si è accorta, perfetto. Minchia, ottimo. E adesso andiamo da questo. No. Cazzata, andiamo di qua. No, vediamo cosa c'è nell'auto. C'è qualcosina qua. La candela. Prendila.
Non si sa che cazzo serve, ma meglio prenderla. Si blocca il cambio. Non si sa cosa cazzo vuole fare. Vuole spostare la macchina, dai, facciamolo. Facciamolo, farà un casino allucinante, però fa niente. Non si sono accorti di nulla. Bene, allora, due sono fuori uso. Adesso c'è quello lì, direi di tornare là e di vedere se a sto punto li possiamo sparare. Quindi facciamo così. No. Dove è andato? Qua. Non gli posso fare un cazzo. Vai qua. Allora, vediamo da questa parte, ce n'è uno qua. Ok. Non posso... non posso ucciderlo. Non posso ucciderlo, ok. Ma a sto punto cosa devo fare? Non possiamo usare la pistola, lo so che non possiamo usarla. Ok, torniamo là. Io continuo a non capire. Vorrei uccidere questo, ma non mi esce nessuna finestra per farlo. Per cui l'unica è tornare di qui un'altra volta, sicuramente. E a questo punto mi sa che non mi rimane altro. Allora. No, non posso ucciderlo. Non mi rimane altro che prendere... sì, sì, c'è qualcosa nel pick-up. Devo prendere il cacciavite che c'è qua. Con... ah, con questa cosa qui si può fare. Come? Un momento. Fammi vedere la candela. Ah, ok, interessante. E come cazzo faccio ad aprirla? Con della porcellana. Mi sfugge qual... oddio! La potenza! E non si sono manco accorti. Incredibile. Sta cosa non la sapevo. Se volete rubare un'auto, usate la porcellana, mi raccomando. Allora, prendiamo il cacciavite. Ok, perfetto. Spappoliamo cervelli. Dai, adesso... sotto a chi tocca, andiamo... di qua. A sto punto sì, per forza. E dunque facciamo così. Pian piano da dietro, proprio stealth, incredibile. Che figata. Gli hai riaperto la fontana che aveva da neonato praticamente. Quest'altro lo chiama con il fischio, vabbè, epico. Aspettiamo, aspettiamo, vai! Ora! Ma no! Ma che cos'è? Tiragliela in testa! Bravo lì, bella lì. Ok, non ce ne sono più. Sì, vabbè, c'è questo qui. Quest'ascia ci farebbe molto comodo, devo dire. Quindi prima ammazziamo lui. Bella. E poi ci pigliamo l'ascia, direi. Dude, where'd your weapon go? Into that nice big sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Perfetto. Prendila. Prendila! Immediatamente. Two more. That should help. Ce ne mancano due. Allora, ragazzi, non faccio il troll, ma in realtà sto per farvi una trollata. Cioè, mi fermo qua. Perché sta venendo una puntata gigantesca. E quando ucciderò quei due zombie, se c'è dentro la sopravvissuta, probabilmente parleranno per mezz'ora. Per cui mi conviene farlo in un'altra puntata. Per cui così
basso basso in silenzio, vi saluto, se no ci sentono gli zombie. Mettetemi un like qua sotto se vi è piaciuto il video, commentatelo e condividetelo. Noi ci vediamo al prossimo video, ammazziamo i due zombie e vediamo che cosa succede. Un saluto da Eren Blaze e alla prossima, ciao a tutti!